La nostra enoteca, l'enoteca Cotti, nasce nel 1952 quando mio padre Luigi decise di rilevare questa storica bottega nata nel 1906, tutta in stile Liberty, come si vede, molto molto particolare, conservata ancora originale. La mia famiglia nasce da una tradizione di 4 generazioni, tutti nel settore del vino, come grossisti di vino in Piemonte, poi mio padre a Milano, iniziando appunto con una linea di vini a marchio nostro e specializzandosi appunto nei vini italiani, con una selezione anche di vini esteri. In questo momento la nostra selezione di vini dell'Alsazia si focalizza su due produttori, Coeli e su Ughel, due produttori che ho scelto e deciso di inserire nella nostra selezione in quanto durante le degustazioni ho avuto il piacere di assaggiare i loro prodotti, mi sono piaciuti e oltretutto ho reputato che avessero un rapporto qualità-prezzo assolutamente adeguato e interessante, e questo mi ha fatto decidere di inserirle nella nostra selezione. Come vini ho deciso appunto di inserire quelli un po' più tipici, più rappresentativi, quindi il Riesling, che è sicuramente il vitigno più importante e più rappresentativo dell'Alsazia, un Gewürztraminer, proprio per la sua facilità, la sua aromaticità e il suo facile approccio anche per un pubblico magari non espertissimo di vini, e il Gentil, che secondo me è un prodotto anche questo molto molto interessante, molto piacevole, fresco e aromatico. Per quello che riguarda il Riesling chiaramente non poteva mancare nella nostra selezione, molto molto particolare, verticale, minerale, no? Che col tempo sviluppa quella sua tipicità, no? Quella nota un po' di goudron, come dicono, di idrocarburi. I vini alsaziani, oltretutto, ecco, un altro pregio che hanno è il fatto che tengono tantissimo l'invecchiamento, sono vini quindi che non bisogna correre a bere, si possono tranquillamente tenere lì e anzi col passare degli anni hanno un'evoluzione molto interessante, quindi vini longevi, sia Riesling che anche il Gewürztraminer comunque evolve. Un abbinamento interessante sul Gewürztraminer è anche quello appunto di abbinarlo anche con delle cose tipiche italiane, perché ad esempio ho provato il Gewürztraminer con il Gorgonzola ed è un ottimo abbinamento.